così è questa, Montedor? Già, in soli 18 anni da piccola oasi nel deserto è divenuta una grande meta turistica. Professore, incredibile! Hai ragione. Non per niente la chiamano la città dei miracoli. La città dei miracoli. Oh! Professore, che pagliaccio gigante! E quanti palloncini! E la banda! Oh! È proprio una meraviglia! Tutti si divertono davanti! Già, parteciperemo anche noi ai festeggiamenti, a indagini terminate. Ah, certo, le indagini. Dopo potremo goderci con calma le bellezze della città. Ehi, professore, ma che cosa è stato? Pietra! Presto! Che diamine è successo? Sono statua. Eccomi, son tornato. Montedor, ti son mancato. Signore e signori, benvenuti. Spero che abbiate apprezzato il miracolo di stasera, presentato dal gentiluomo mascherato. Considerate questo spettacolo come un avvertimento. Presto Montedor verrà distrutto. Solo chi si piegherà al potere della maschera sarà risparmiato. Anche se poi... chi può dirlo? Professore, Luke, che cosa aspettate? Un invito scritto? Sbrighiamoci! Aspetti, professore! Ma perché a me un asinello? Aiuto! Andiamo, seguitemi, presto! Sì! Ehi, aspettatemi! Attenzione! Oh, caspita! Professore, lo vedo! Angela. Ah, è arrivato. Sono molto felice di rivederti, Herschel. Ah.
vinto di nuovo, Herschel. Vorrà dire che stasera verrai con me. Randall, te l'ho già detto. Non mi interessa l'archeologia. Ah, smettila con queste sciocchezze. Che fine ha fatto il tuo spirito d'avventura? Non farai mica sul serio? Certo che faccio sul serio, Herschel. Stanotte entrerò nella storia dell'archeologia. Ti rendi conto di quello che significa? Vuol dire che tu sarai al mio fianco per la scoperta del secolo. Allora, che cosa ne dici, vecchio mio? Ci stai, vero? Randall, io non... va bene. Hai già finito i compiti di matematica? È molto semplice, Herschel. Mary! Non avevi bisogno degli appunti per il gruppo di studio di stasera? Angela! Ehi, Randall! Hai finito prima gli allenamenti oggi? Sì, io ed Herschel abbiamo questioni importanti da sbrigare. Tutto a posto. Qui abbiamo finito. Prendo le mie cose, aspettate un minuto. D'accordo. Visto, è radiosa come sempre. E le piace il ragazzo più affascinante della città. Yeah, che spiritoso. Oh, ciao, Angela. Dovresti dirgliene quattro, Herschel. E tu, Randall, è così che tratti il tuo migliore amico? Beh, forse potrei andarci un po' più piano. Però Herschel la deve smettere di fuggire dal suo futuro da archeologo. Ma a me non sembra proprio che stia fuggendo. Forse non è interessato. Ti ringrazio. Ma io gli farò cambiare idea. Ho qualcosa di molto, molto speciale da farvi vedere. Ah, non di nuovo. Di che si tratta? Della maschera del caos. Chissà perché non mi sorprende. Randall, cos'ha di speciale questa favola da aver catturato la tua immaginazione? Il solito scettico. Ma non fa niente, tanto oggi ho vinto il duello di scherma. Il che significa che stasera si fa quello che dico io, giusto? Alle 8 in punto, d'accordo? Angela, vieni anche tu. Al nostro glorioso futuro. Oh, Herschel! Oh, Angela, che tempismo! Che notte magnifica, vero? Sì, certo. Ultimamente Randall sembra proprio ossessionato. Sì, hai ragione. Il suo entusiasmo è uno dei motivi per cui lo stimo maggiormente. Ti capisco. È che tanta passione lo rende facilmente eccitabile. Sai, tu hai un'ottima influenza su di lui, sei molto equilibrata. Equilibrata nel senso di noiosa? No, è fortunato, ci preoccupiamo in due per lui. Sì, è molto fortunato. Io gli voglio un gran bene e cerco di essere paziente con lui. E tu sei un amico sincero. Eh già. Cercherai sempre di proteggerlo, vero Herschel? Promettimelo. Va bene. Promesso. Ma quella è... la maschera del caos. Guardate un po' qui. Siete pronti? Ma che cos'è? Già, che cos'è? Non vi muovete. Gli insegno io a fare il bravo. Lascia in pace la signorina. Torna qui subito. Mm.
Vediamo di non tirarla troppo per le lunghe, forza! Tutti ai vostri posti, avanti! Bloom, ora tocca a lei. Grazie. Vi pregherei di ascoltarmi con molta attenzione, così forse riusciremo a catturare il gentiluomo mascherato. Visto che finora vi siete dimostrati straordinariamente inefficaci, siamo venuti qui per aiutarvi a scoprire la verità su questi malefici trucchi. Questo buffone mascherato è apparso 4 volte. Analizzeremo con cura ciascuna apparizione. Oh? Oh, professore, guardi lassù! Oh? Eccomi, sono tornato! Ora nessuno sfuggirà al suo fato. Sta camminando in aria. No, ma come può essere? Non ci credo! È impossibile! Che cosa ci fa lassù? Che sia davvero... che sia una magia! Oh. Signore e signori, i vostri occhi non vi ingannano! Lasciamo gli inganni a chi crede di reggere le sorti della città! È ora di svegliarsi, Montedor! E di risollevarsi! Sono scomparso. Significa tutto questo? Oh. Alphonse Dalston! Oh. Lei è sospettato di crimini contro la città di Montedor! La prego di seguirci senza fare storie! Non può farlo, Sheffield! Conosco i miei diritti! Eric? Eric, lo sapevo! Mi ha incastrato con questa lettera attirandomi qui perché non hai il fegato per affrontarmi! Codardo! Finché avrò vita, proteggerò questa città. Il resto è irrilevante. Eccolo qua. Il muro di Norwell. Che significa tutto ciò, Randall? Non mi è ancora del tutto chiaro. Però ho decifrato alcuni dei simboli e sono certo che il muro non sia altro che un'unica grande mappa. Guarda, Herschel, dimmi che la vedi anche tu. Ma dove conduce? È un'ottima domanda. Ed è proprio lì che sta il bello. Un enigma da risolvere. Angela! Angela, andiamo, su. Dammi la maschera. Ti stai comportando da... Dai, non c'è bisogno di piangere. Andrà tutto bene. Fidati di me. Mi sembra di risentire mio fratello prima che partisse. E lui non è mai più tornato, Randall. Sembrano tutti così eccitati. Stiamo a vedere come si sentiranno tra qualche secondo. E addio allo yacht. Tutto qua. Scommetto che quel tale ha perso tutto.
Tu prendi il tè con il latte, ho ragione, Herschel? Sì, ti ringrazio molto, Eric. Di niente, non lascerei che fosse un domestico a servire un mio vecchio conoscente. Potrai trovarlo un po' strano, ma spero che non ti metta a disagio. Niente affatto. Devo dire, Eric, che il successo e il rispetto che hai ottenuto in città sono fenomenali. Non mi definirei una persona di successo. Soltanto ho avuto fortuna. Oh, wow! Fossi in te, starei attento al berretto. Sei certo che le rovine siano qui? Sì, sono qui, ne sono sicuro. Come diamine facciamo a scendere fin laggiù? Avevi promesso ad Angela che non ci sarebbero stati pericoli. So che cosa ho detto, eppure la fortuna aiuta gli audaci, no? Questa è l'occasione di una vita e noi dobbiamo afferrarla finché ne abbiamo l'opportunità. Ma Randall... Non mi interessa discutere oltre. Ho lavorato duro per arrivare fin qui. Tu torna pure a casa se vuoi. Però vorrei che mi accompagnassi. E va bene, Randall. Su, andiamo. Attento, Randall! Si mette male! Forza, Randall! È tutto a posto? Sì. Potevamo pensarci prima. Ce l'abbiamo fatta! Herschel, ecco la porta! Sprofondiamo! Lascia andare la maschera! Dammi l'altra mano, Randall! Randall, così non ce la faccio! Mancava così poco, perdonami, Herschel. Ti ho deluso. Dì ad Angela che mi dispiace. Non ci riesco, dammi l'altra mano. Prendi la maschera, è tua. Devi risolvere l'ultimo enigma, Herschel. Yeah.
Tieni. No, no. Randall! Ashley! Cosa è successo? Com'è andata? Dov'è Randall? Herschel, dov'è? Dimmi che cosa è successo laggiù. Perché Randall non è con te? Perché? Oh no! Mi dispiace, Randall. Se n'è andato. Ho risolto l'enigma finale. Il tesoro era davvero lì dove avevi previsto tu. La scoperta che ti avrebbe reso famoso. Non l'ho detto a nessuno. Resterà per sempre un nostro segreto. È per questo che hai dato la vita. Ecco, ti appartiene. Così è questo Reunion Inn. Professore, come faremo a trovare il gentiluomo mascherato in un posto così grande? Controllando una stanza alla volta. Eccoli, me lo sento. Avanti! Ancora nessun risultato, mi sembra di capire. La maschera è nell'hotel. Signore, la prego di accettare le mie scuse. Oh, le scuse non servono a niente. Portami la maschera. Sono stato chiaro? Sì, signore, la troveremo. Il giardino della guarigione, la città dell'armonia. Abbiamo due dei tre siti. Il che è un altro modo di dire che non abbiamo niente, non credi? Resisti! È il momento di vedere quanto a lungo si può cadere. Spero che tu gradisca questo tuffo nel mio mondo, Herschel. Ti lascio con un ultimo enigma da risolvere per salvare il tuo giovane amico. Sembra che si trovi in grossi guai. Guai vertiginosi. È vero, Herschel? Ho sentito che sei solito lasciare andare a fondo gli amici. Mm.
Bravissimo, Herschel. Hai rischiato la tua vita per salvarne un'altra. Sì, vedi, come mi disse un amico, la fortuna aiuta gli audaci. Beh, immagino che questa mascherata sia giunta alla fine. Mi addolora ritrovarti così, Randall. Randall? Ma come? Ma che bella riunione di famiglia. Sono davvero felice di avervi tutti qui. Randall è una follia! Vieni giù da lì! Di addio alla tua città, Eric. Hai rubato tutto ciò che era mio. Ti ho trattato come un fratello e questa è la mia ricompensa? Ora permettimi di contraccambiare. Cosa? La distruzione di Montedor sarà il mio miracolo finale! Randall, no! E caos e ordine, una volta riuniti, potranno svelare finalmente il segreto. La maschera dell'ordine è sempre stata qui. Che sta succedendo? Osserva, Randall, ho scoperto il segreto degli Asland. Mentre tu eri ossessionato dalla vendetta. Su, facciamola finita. Ma di cosa parli? La polizia credeva che il gentiluomo mascherato non agisse da solo. Ed è così. Randall non era che una pedina. In realtà era qualcun altro a dettare le regole del gioco. E quella persona sei tu! Non posso certo dire che sia un piacere, giusto, Descol? Impeccabile come sempre, Layton. Mi ha usato per tutto questo tempo. Mi sento uno sciocco. Oh, Randall. Angela. Non riesco a crederci. Io che ho atteso così a lungo il tuo ritorno. Ma come osi? Non hai aspettato proprio niente. Tu hai sposato Eric. Ti sbagli? Silenzio. E tu, Eric, dopo tutto quello che ho fatto per te, mi tradisci in questo modo! Hai rubato le mie ricerche e le mie idee! E come se non bastasse, hai rubato la mia amata. Sei terribilmente in errore, Randall. Eric non ha fatto altro che preparare tutto per il tuo ritorno. Per il mio ritorno? Un'altra scassa! Randall!
mancava così poco. Perdonami, Herschel. Non ci riesco! Dammi l'altra mano! Puoi lasciarmi andare ora, Herschel. Randall, devi darmi l'altra mano, forza! Non posso. Ho tradito così tante persone. Non me lo perdonerò mai. Io non merito di vivere. Lasciami. Randall, non riesco più a... Eric! Resisti, Randall. Dopo tutti questi anni non permetterò che... Non permetterò assolutamente che ci abbandoni di nuovo. Oh, Eric. Che cosa ho fatto? Mi vergogno tanto. E non merito né la tua gentilezza né il tuo perdono. Ma perché? Perché hai fatto tutto questo per me? Ma come, Randall? Davvero non riesci a capire? Tu mi hai sempre protetto, ricordi? Così non si fa. Quel giocattolo non è tuo, è del signorino Randall. Restituiscilo all'istante. Eric, sul serio, non so che ti abbia preso. È così che ti hanno educato? Come un ladruncolo qualsiasi? Forse dovrei farlo presente al padrone di casa. Mi dispiace. Volevo solo giocarci un po'. Oh, buongiorno. Mi spiace disturbarla, signorino Randall. Perché gli hai preso il giocattolo? Signorino Randall, mi scusi. Credo che si sbagli. Questo è suo. No, questo è il robottino che gli ho regalato. E adesso, se vuoi scusarci... Ma che forse sta facendo? Dovrei farlo presente al padrone di casa. Oh, d'accordo, me ne vado. Signorino Randall, mi perdoni, era il suo giocattolo preferito. Tienilo pure, Eric. Oh, dice davvero? Ora è il tuo preferito. A che mi servono poi tanti giocattoli? Dai, vieni! Oggi ci aspetta un'avventura! Grazie, signorino Randall! Lo terrò sempre con me, come fosse un tesoro! Oh, allora cerchiamone altri. Cosa ne dici? Quel giorno mi hai insegnato una lezione inestimabile, Randall. E mi hai donato qualcosa da custodire. Hai mostrato di volermi trattare non solo come tuo pari, ma come un vero fratello. E per me questo è sempre valso più di qualsiasi ricchezza potessi accumulare. Col passare del tempo ho capito che la nostra amicizia era il mio tesoro più prezioso. Io non so che dire. Non hai bisogno di dire nulla, Randall. Sapevamo tutti che saresti tornato, però non credevamo che ci avresti messo tanto. No, Eric. Quanto mi dispiace. Basta con le scuse. Benvenuto, Randall. Sei a casa. Oh, Eric. Angela, sono tornato. Questo è quel che si dice un lieto fine. Tutto sembra essere andato per il meglio. Già. Eppure a me restano ancora molte domande sulla civiltà Aslant, professore. Voglio dire, come avranno fatto a costruire le strutture sotto Monte Dor? Non lo so. Me lo sono domandato anche io. La civiltà Aslant era molto più progredita di quanto pensassi. Chissà chi erano veramente. Ma professore, Eric si è dimostrato una persona eccezionale. Ha atteso a lungo il ritorno dell'amico perduto e tutto ciò che ha costruito in quegli anni era per Randall. È stato tutto così miracoloso. I migliori risultati si ottengono quando non si pensa soltanto a se stessi. Quale altra città può vantare di essere stata costruita su fondamenta di lealtà e amicizia? Nessuna che io conosca. È davvero appropriato per la città dei miracoli. We'll be right back.
E così il momento è arrivato. Ora vedremo se questi Aslant valevano tanti sforzi. Ho sacrificato tutto per arrivare fino a qui. Ce l'ha fatta, maestro! Eccolo! Il sotterraneo infinito di Akubadain! È davvero magnifico, non trovi anche tu? Fermo. Intrusi, questo sito è sotto il controllo della Targent. E voi due non ve ne andrete in giro a raccontare ciò che avete visto. Che facciamo, maestro? Questi codardi non controllano nulla. E io non riconosco di certo la loro autorità. La loro perversa visione del mondo mi disgusta. Non lascerò che mi portino via ciò che mi sono guadagnato. Desco. Oh, Desco. Non ne avete il diritto. Voi non potete farlo. Al contrario, ragazzo mio. A dire il vero, ne ho tutti i diritti. E ora vediamo. Cosa è successo? Dove è finito? Non importa. Scordatevi di lui. Dobbiamo proteggere l'ultima rovina degli Aslant. Anni di lavoro. Tutti ben spesi. Davvero ben spesi. Il giardino della guarigione di Mistallery. Ambrosia, la città dell'armonia. E adesso il sotterraneo infinito di Akubadain. Finalmente abbiamo tutti i grandi lasciti. E molto presto il potere della civiltà Aslant sarà nostro.